Allora, diciamo che dal tranquillo Iran, perché l'Iran poi si è rivelato comunque un paese tranquillissimo da tutti i punti di vista, insomma. L'unico problema era il velo, le donne e altri discorsi. C'era l'ingresso in Pakistan, che era la vera preoccupazione che avevamo già prima di partire, appunto perché non sapevamo realmente come funzionava la scorta, se c'erano veramente questi terroristi. Avevamo letto delle cose, però una cosa è leggere i racconti di altri e una cosa invece è viverlo. Niente, ci siamo ritrovati in una carovana con una quindicina di camper e altri due motociclisti tedeschi. Siamo stati scortati fino a Multan, quindi per Tanti chilometri, 3-4 giorni. poi 3-4 cinque giorni comunque di scorta continua. continua. Lì per lì l'effetto è strano, perché tu ti chiedi perché devo essere scortata. E soprattutto, ok, se c'è un pericolo ho bisogno di una scorta, ti immagini, che ne so, un carro armato. Invece la scorta pakistana è a volte un Cinquantino con due uomini cinquantino armati. con due uomini armati, insomma, quindi questo controsenso tra il pericolo e il ridicolo, insomma, era evidente tutti i giorni durante la scorta. E il Pakistan è stato credo, il paese è la vera avventura che abbiamo vissuto in tutto l'anno di viaggio. Infatti spesso noi ci siamo detti, dopo il Pakistan, a livello di adrenalina non c'è stato più nulla, insomma. È un paese che ci ha emozionato tanto, ci ha arricchito tanto, ci ha pure fatto imbestialire, perché sono tanti i pakistani, come gli Sono indiani, sono tanti e tanti, sono molto espansivi, sono molto educati ma espansivi, espansivi. sono generosi, e se hai un problema in Non Pakistan hai un non problema. hai un problema in Pakistan, perché in qualche modo loro devono aiutarti, devono cercare di darti una mano. Sono poi, vabbè, noi eravamo, immagina, degli extraterrestri, tre motociclette vestiti da UFO, da D'astronauti. astronavi, per giunta su una delle tre moto c'è anche una donna, quindi questa cosa era Lei è diventata il alquanto sogno erotico dei motociclisti pakistani e anche non motociclisti. perché per loro era strano vedere comunque una ragazza su una moto vestita in quel modo, in mezzo alla gente che mangiava, insomma, In faceva di mezzo alla gente, in tutto, mezzo agli in uomini, mezzo agli perché per uomini, strada ci stanno gli uomini. perché in Pakistan tu non vedi donne, cioè, O se le vedi non stanno insieme agli uomini, cioè sono almeno nei solitamente di paesi. transito, diciamo che stanno andando da A a B. E quindi, Quindi, vai. insomma, io lì ho proprio sentito, alla fine del Pakistan, proprio la voglia di stare in mezzo alle femmine, cosa che di solito non mi succede nella vita normale, cioè nella vita qui. E invece no, perché tu vedi proprio l'assenza del mondo femminile nei negozi, nelle strade, alla guida delle macchine, oppure insomma nella vita comune. E quindi siamo stati scortati per un bel pezzo fino a Multan. A Multan poi siamo stati ospiti di Iqbal, che è un motociclista pakistano, una persona fantastica, molto molto disponibile, divertente, che ama molto farsi le foto con le persone che lo vanno a trovare soprattutto. E poi abbiamo proseguito da soli, insieme a questi altri due motociclisti, fino a confine quasi con la Cina. E lì abbiamo avuto altri incontri belli. A Islamabad siamo stati ospitati da un ragazzo conosciuto, non so Ci ha come, contattato attraverso lui. Facebook, che ci ha aperto la sua casa. Lui vive lì con la famiglia, le moto erano parcheggiate in In cucina. cucina. Loro ci hanno dato le loro camere per farci dormire a noi sul letto e loro invece sui tappeti. Quindi Pakistan è ospitalità, tanta generosità e avventura a tutti gli effetti. Allora, dopo il Pakistan, vabbè, attraversiamo il nord dell'India,
che è stato esattamente, cioè, ci siamo entrati contenti di essere usciti fuori dal caotico Pakistan, è molto mascolinizzato, ma è Pakistan, e in realtà dopo una ventina di giorni, anche meno, non ne potevamo più dell'India, non dell'India in sé quanto del come buona parte della popolazione vede il turista occidentale. E quindi siamo felicemente svicolati in Nepal. Dopo 40 giorni di India. E il Nepal è stato gradevole, bello, ci siamo persi sulle mulattiere, non abbiamo fatto molta strada. Siamo stati molto fermi sia a Kathmandu che per strada, diciamo. E abbiamo spedito le moto. Abbiamo spedito le moto perché era il modo più rapido ed economico per entrare in Thailandia, perché l'alternativa sarebbe stata passare dal Bangladesh e attraversare Myanmar, la Birmania. Però attraversare la Birmania significa contattare molto tempo prima un tour operator che organizza un gruppo di veicoli privati da portare sotto scorta con un percorso stabilito e serrato attraverso il paese, che sarebbe voluto dire vedi quello che dico io, fai quello che dico io. Sostanzialmente non hai il tempo di fermarti, però per fare tutto questo c'è bisogno, ti può capitare la botta di culo che lo organizzi in una settimana, ma di solito no, la gente sta dietro anche un mese per formare questi gruppi e costa.